Assolutamente. Allora, buongiorno a tutti, sono Roberto Pieralli per l'Emilia Romagna, quindi referente del SIS 118 Emilia Romagna e anche Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani. Allora, mi collego, mi hai dato un assist importante, Francesco, perché, Resto qui esatto, mi hai tanto. dato un assist importante parlando delle borse perse e di tutto quello che manca. Beh, evidentemente non è solo un problema di fondi, nel senso che i fondi sono scandalosi, perché, voglio dire, non abbiamo l'anello al naso. Chi è quello talmente oggi poco furbo da scegliere a parità di stipendio ridicolo di una borsa di 25.000 euro quando va bene, che arriva al picco, no? 25.000 euro lordi all'anno, scegliere una delle specializzazioni che ti costringe a notti, festivi, Natali, Capodanni e che di fatto ti limita qualunque possibilità ulteriore di libera professione se non qualche gara, manifestazione sportiva o robe similari e a livello contrattuale nel Servizio Sanitario Nazionale ti blocca perché a cosa puoi aspirare? I primariati sono stati cancellati e decimati a centinaia e centinaia, quindi le possibilità di carriera anche da un punto di vista organizzativo sono limitate. Da un punto di vista di uscita dal sistema, l'unica cosa che se viene gestita, e noi oggi in Emilia Romagna abbiamo provato a farlo, se abbiamo provato a gestirla in maniera funzionale, se viene gestita, l'unica cosa che è rimasta per l'emergenza urgenza, in particolare per il 118, è la visione convenzionata, che è incardinata nell'ambito della general practice, quindi della medicina generale, ma attenzione, io non parlo di medicina generale come medicina di famiglia, parlo come medico generalista, perché alla fine medico di emergenza è sì uno specialista dell'acuto, ma è un medico generalista, nel senso che di fatto si occupa della fase acuta di qualunque cosa gli si presenti davanti, in particolare al 118, ancora di più che al pronto soccorso, perché al 118 lo sapete tutti, facciamo dal parto prematuro al centenario a fine vita, alla curazione, alla palliazione di un fine vita, piuttosto che il paziente pediatrico, maschio o femmina che sia, in qualunque età della vita. Quindi alla fine delle fiere il problema è contrattuale da un lato, organizzativo dall'altro, perché noi non possiamo creare delle scatole chiuse in cui viene persa dal medico poi la possibilità di una prospettiva nelle varie fasi della carriera, no? Perché a 20 anni ne hai una, a 30 anni ne hai un'altra, magari quando arrivi ai 50-60 cominci ad avere dei problemi. Ed è questo il punto sulla riforma legislativa che si deve necessariamente toccare oggi, per come la vediamo, almeno in Emilia-Romagna. E qualche cosa l'abbiamo provata a fare, io sento che tutti scappano. Beh, noi forse saremmo un'isola, almeno nella provincia di Bologna, più felice. Noi negli ultimi anni al 118 ne abbiamo preso una cinquantina di medici. Perché abbiamo cominciato a modificare, stando e battendo il pugno sul tavolo, e siamo rimasti fermi su alcuni principi di medicalizzazione territoriale. Non ci siamo riusciti in tutte le province. Però la battaglia è stata durissima. Vedo la dottoressa Pellati qua in platea che da un'altra provincia della regione sorride perché appunto anche lei ha dovuto combattere Sono abituale nella abilmente. modalità videomaker, vuole portare all'Istituto Luce queste due parole. Esatto. Quindi che cosa succede? Stiamo davanti a una follia organizzativa. Parlava prima Marino del modello lombardo, il modello emiliano, appunto ci ha chiamato in causa. Beh, sul modello emiliano noi infatti non siamo stati assolutamente concordi. Un modello dove non sono definiti i parametri, è un modello che non consente la programmazione della formazione medica. Abbiamo sentito ieri gli interventi in apertura. Siamo passati dalla carenza, andiamo verso la pletora, poi torneremo alla carenza. Insomma, possiamo definire che statisticamente, come Agenas ci ha dimostrato, abbiamo una casistica, per quanto siamo bravi a prevenire, che comunque è quella, e quindi ogni tot migliaia di abitanti in popolazione dobbiamo avere tot risorse, e questo ci consente una programmazione. Perché se facciamo questa cosa, probabilmente riusciamo anche a mettere insieme il soldino che ci serve e a fare quello che diceva prima Pierpaolo sulla necessità, no? Di solito, perché più o meno la possiamo stimare, sapendo che i sistemi di emergenza rispondono all'ordinario e poi rispondono e devono essere sufficientemente elastici per rispondere anche in caso di catastrofe, in caso di pandemia, in caso di tutto quello che è imprevisto rispetto alla normale imprevedibilità che andiamo a gestire. E qui, secondo me, la divisione che c'è all'interno del personale dell'emergenza-urgenza, che è diventata una battaglia in questi anni di contratti, una battaglia di visione, lo faccio io, lo fa quell'altro. Allora, probabilmente
proviamo a mettere ordine ed è evidente che bisogna mettere ordine nei contratti, bisogna mettere ordine negli inquadramenti, è necessaria la stabilizzazione di cui parlava Marino prima, ma non necessariamente dobbiamo fare una guerra di religione all'inquadramento contrattuale, perché qui noi abbiamo problemi, io ne parlavo con i vari colleghi delle varie regioni, che l'inquadramento contrattuale viene scambiato con il livello formativo e questo in effetti è un problema, ma andiamo alla sostanza, la formazione è una cosa e l'inquadramento è un altro. Se l'inquadramento contrattuale della dirigenza medica oggi non è attrattivo perché le regole del pubblico impiego oggi non le vuole rispettare più nessuno perché paga poco, perché non dà prospettive, evidentemente o cambi quell'inquadramento lì oppure ne devi usare un altro, è inutile che ci giriamo intorno. Ed è anche inutile che continuiamo le battaglie tra categorie professionali. In Emilia-Romagna ci stanno raccontando sui mezzi di soccorso avanzato, lo ripeteremo continuamente, no? Ci dicono che i mezzi di soccorso avanzato possono essere o solo con l'infermiere, o solo col medico, o con tutte e due. Poi tra un po' ci diranno anche che il monopattino con l'osso è diventato il mezzo col supereroe. Allora, siamo operatori dell'emergenza, lavoriamo nell'emergenza da un po' di anni, forse dovremmo smetterla di prenderci in giro. Noi dobbiamo cominciare a dire che qual è l'equipe che serve per gestire un politrauma o un arresto cardiaco. Qualcuno di voi, qualcuno di noi ha mai fatto una simulazione di rianimazione cardiopolmonare avanzata, adulto pediatrica, con due operatori, di cui uno un autista soccorritore senza neanche un profilo riconosciuto? Perché è questo che stiamo dicendo in alcune province della regione. Stiamo dicendo che quello è un mezzo equivalente a quell'altro e che noi sull'arresto cardiaco ci mandiamo solo quello. Il problema è confonderla come normalità operativa. Esatto, esatto. E quindi vengono fuori delle castronerie pazzesche, no? C'è un decreto ministeriale 70 che ti dice un mezzo a 60.000 e la mia regione per esempio dice che ne ha uno a 30.000 e tu dici scusate ma la Corte dei Conti non vi ha chiesto qualcosa se a fronte di un'epidemiologia che più o meno è la stessa del resto d'Italia voi dite che mettete il doppio dei mezzi che teoricamente il decreto 70 ti dice di mettere, ah, ragazzi, vorrebbe dire che sono anche dei costi in più, viene da pensare. Allora questi sono tutti temi che oggi questa riforma legislativa deve affrontare e non ci può essere confusione. Non ci può essere confusione sul fatto che per rianimare un politrauma, per fare delle azioni ci vuole un'equipe completa di numero X operatori secondo quello che sarebbe anche il nostro sistema nazionale di linee guida, no? Perché non si capisce come mai se lo stesso arresto cardiaco avviene nel reparto ospedaliero ci piombano in 5 e al 118 invece ci andavamo medico, infermiere, due autisti soccorritori, di solito. Ma oggi pensano anche di mandarci solo l'autista e l'infermiere, no? L'infermiere ovviamente cos'è la DHA lì, a un certo punto riescono tutte le e comincia ad avere 8 mani per fare contemporaneamente le stesse cose. È ovvio che questi modelli organizzativi non consentono di rispettare le buone pratiche cliniche e le raccomandazioni delle linee guida. È evidente e cristallino, è inutile che ci giriamo intorno. E come operatori, con tutte le visioni diverse, dobbiamo trovare una sintesi su questi punti, perché è l'unico modo per stabilire poi i parametri ed è l'unico modo per costruire la formazione. E qui l'unico tema che non ho sentito affrontare da nessuno è l'organizzazione che impatto ha sulla soddisfazione professionale degli operatori. Perché una delle cose che abbiamo notato nella piccola esperienza che io porto oggi a questo congresso della nostra provincia è che quando abbiamo cominciato a dire che una volta al mese tutti gli operatori cominciano a confrontarsi, a rivedere i casi clinici, critici, a rivederli tra pari, con l'aiuto eventualmente di specialisti esterni, e cominciamo a dirci le cose in faccia, il grip sull'equipe è cambiato magicamente e dopo 2 anni le persone fanno la fila per venire. Pensate che l'anno scorso la regione non ci ha nemmeno fatto i corsi di idoneità all'emergenza territoriale. Quest'anno li deve rifare. L'anno prima, quando li abbiamo aperti, avevamo 200 domande. Abbiamo avuto un tasso di ritenzione nella nostra provincia di più del 50% degli operatori che abbiamo formato. Sono rimasti a lavorare nei servizi. Gli abbiamo semplicemente adattato i contratti, abbiamo dato un po' di part-time, abbiamo dato delle misure flessibili e siamo diventati quelli che, senza avere carenza, hanno fatto l'integrazione, anzi non l'integrazione, l'interazione, la collaborazione a supporto dei pronto soccorso.
Perché quello che diceva Maria era importante prima. Noi non possiamo parlare solo di integrazione, cioè di fare un tutt'uno. Perché il medico unico dell'emergenza, noi lo diciamo chiaramente, siamo estremamente contrari. Non c'è il cardiologo unico della cardiologia, c'è il cardiologo che fa l'angiografista, che fa le coronarografie, c'è quello che fa l'ambulatorio dell'ipertensione, c'è quello che fa il reparto. L'ortopedico non si occupa di colonna e di polso. Ognuno sceglie la sua branca. E non si capisce per quale motivo in medicina d'emergenza sembra che tutti sappiano fare tutto contemporaneamente in qualunque momento. L'è impossibile. Perché? Lo dico in dialetto. Grazie per questa citazione sotto la linea gotica. Roberto, posso chiederti, dimmi, questa interazione se è stata gradevolmente sopportata dai nostri colleghi del pronto soccorso oppure partecipata? Beh, è stata partecipata ed è stata richiesta. Perché noi venivamo da una condizione in cui quel modello di cui parlava Marino e quel modello del medico unico l'hanno provato a far davvero, è stata una catastrofe, dove tutti giravano da tutte le parti. E oggi anche gli specializzandi di medicina d'emergenza che vengono a fare tirocina e affiancamento ce lo dicono. Siamo andati in alcuni posti a fare l'affiancamento dove c'era quel modello lì, siamo stati lì un mese, non sapevamo neanche cosa ci fosse negli zaini di soccorso, perché magari il medico era costretto contemporaneamente a lavorare sia nel pronto soccorso che a fare il turno nel 118 e ovviamente sei continuamente nella centrifuga della lavatrice del sistema, cioè non sei neanche in grado di garantire un corretto passaggio di consegna nel momento in cui ti arriva la chiamata in territorio. E poi non puoi fare la mattina il turno al 118, il giorno dopo sei in medicina d'urgenza, poi il giorno dopo... Cioè, hai bisogno di avere una sostenibilità umana, perché qui siamo comunque tutti esseri umani, che ti consenta anche di tenerti aggiornato. Perché l'aggiornamento che si fa al 118 è necessariamente in parte sovrapponibile, ma in parte anche diverso a quello del pronto soccorso. Il pronto soccorso non vede pazienti spesso pediatrici, ginecologici, ostetrici, cioè non fa le stesse cose, perché sono due servizi diversi, sono affini, ma non sono sovrapponibili. E quindi noi vediamo e abbiamo notato che laddove si prova a fare tutto, poi si fa tutto un pochettino sotto il livello di performance, che invece darebbe quella gratifica che gli operatori vogliono. E poi è inutile che ci giriamo intorno, c'è la vocazione. 118 è una roba che la maggior parte del personale ospedaliero non lo vuole fare, giustamente e comprensibilmente. E viceversa in alcuni casi. Quindi noi dobbiamo anche rispettare in parte la vocazione degli operatori e non cercare di imporre modelli che siano... Dobbiamo avere la giusta flessibilità partendo da regole chiare. Ognuno a casa sua, un'interazione funzionale. Mita, dimmi. Hai parlato di vocazione, sì, e mi trovi assolutamente d'accordo. Ma qui mi sento chiamato parte in causa come università. Sì. Cioè oggi un dipartimento di medicina deve creare quel processo di sensibilizzazione e di attenzione sin da subito nei confronti della medicina d'emergenza. Assolutamente. Bisognerebbe far fare questo non accade in tutte le regioni, ma un percorso agli studenti di affiancamento già all'interno delle ambulanze e all'interno del pronto soccorso. Noi ci stiamo provando da almeno un paio d'anni, soprattutto per le automediche, con risultati, cioè abbiamo alcuni direttori sulla trincea, soprattutto quelli che peronano altre cause come quella del medico unico. E invece l'insegnamento agli studenti, avere gli studenti sui mezzi di soccorso, è una cosa essenziale per come la vedo io. Perché intanto avvicina un mondo che non viene conosciuto nell'università al pari di quello delle cure primarie. O l'hai fatto da volontario, e noi abbiamo visto che la maggior parte del personale medico che noi oggi abbiamo veniva da un'esperienza di volontariato, veniva dallo studio di medicina di infermieristica e poi decide di rimanere nel sistema, perché questo è un lavoro che è inutile che ce lo raccontiamo, o lo ami o lo odi. Non ci rimani perché devi portare a casa una pagnotta, perché trovi qualunque altro lavoro che ti paga di più e hai meno rischi. Quindi avere gli studenti sarebbe importantissimo. Il problema è che quasi da nessuna parte questo avviene. Noi ci stiamo provando, non ci siamo ancora riusciti. Sono due anni che c'è un foglio che sto cercando di far firmare alla direzione per dire: guardate, l'università vorrebbe mandarci gli studenti, noi li prendiamo volentieri, gli facciamo la formazione, li invitiamo nei nostri web. Siamo riusciti adesso ad avere i primi specializzandi che, avendo però visto il confronto, cominciano a dire: beh, sapete che però forse stiamo meglio da voi, perché è una questione di flessibilità e di organizzazione. E soprattutto, e qui lo dico perché è un aspetto che contrattuale, umano, se tu non riesci a rimanere fino a 70 anni o quella che sarà l'età pensionabile sui mezzi di soccorso o in una posizione di direzione delle poche che ci saranno,
devi necessariamente avere la percezione di avere una possibilità di piano B. Oggi questa cosa, la medicina generale, l'emergenza territoriale inquadrata nella convenzione te la dà e ti dà l'idea di poter scegliere un domani, la dirigenza medica purtroppo non te la dà più. E quindi questa cosa qui o viene modificata di là o necessariamente deve fare lo switch di qua, perché sennò le persone poi non rimangono. E la seconda cosa che ha come effetto questo è in realtà un effetto positivo per il sistema, perché tutti i medici che hanno passato diversi anni nell'emergenza, magari nella prima fase dell'età lavorativa, poi portano quelle competenze nel resto delle cure primarie, facendo un bene alle cure primarie, non facendo un male. E qui sento il suono che mi dice adios. Grazie, grazie. Grazie a voi.